sega compie 60 anni. Il 3 giugno 1960 è infatti la data convenzionale usata per la nascita della compagnia nipponica, la cui storia affonda le radici in diversi anni prima. Nel giorno del suo 60° anniversario abbiamo deciso di ripercorrerne le tappe fondamentali, i successi inaspettati e le cadute più fragorose. Al contrario di altre compagnie quali Namco, Taito e Konami, che hanno esordito negli anni 60 con i giochi elettronici, oppure Capcom e Square Enix concentrate sui videogiochi fin dall'inizio degli anni 80, le origini di Sega vanno ricercate molto lontano dal Giappone e più precisamente nelle Hawaii degli anni 40, tra slot machine e jukebox. È lì infatti che operava Standard Games, divenuta nel 1945 Hawaii Service Games, un'azienda fondata da Martin Bromley, Irving Bromberg e James Humbert, che operava proprio con slot machine e coin-op. Ma nel 1952 il governo statunitense mise fuori legge le slot. Così Bromley mandò due impiegati a Tokyo per fondare Service Game of Japan, in modo da fornire slot machine a gettoni alle basi statunitensi di stanza nel paese del Sollevante. L'abbreviazione Sega risale proprio a questi anni, visto che nel 1954 venne messa su una slot machine, la Diamond Star. In seguito alle indagini su pratiche commerciali illegali, Service Game of Japan venne sciolta il 31 maggio 1960, ma già il 3 giugno lo spregiudicato Bromley aveva messo in piedi due compagnie per rilevare i precedenti asset. La Nihongo Urako Busan e la Nihon Kikai Seizo si fusero nel 1964 nella Nihongo Urako Busan, ma fu solo l'anno successivo che nacque Sega Enterprises. Urako Busan aveva infatti acquistato Rosen Enterprises, la società fondata nel 1954 dall'ex pilota dell'Air Force David Rosen, che si era stabilito in Giappone durante la guerra di Corea. Con l'avvicinarsi degli anni 70, l'azienda prese le distanze dalle slot machine per dedicarsi ai giochi arcade. Nel 1966 venne pubblicato Periscope, uno sparatutto che simulava gli attacchi di un sottomarino a navi da guerra. Tra gli anni 70 e 80, Sega crebbe ulteriormente, acquisendo diverse compagnie e guadagnando influenza. Il suo primo videogioco commerciale in Giappone fu una conversione dell'originale Pong chiamata Pongtron, ma il vero punto di svolta arrivò nel 1984 con l'acquisto di CSK Corporation. Sotto una nuova dirigenza giapponese vennero pubblicati giochi quali Phantasy Zone, Alex Kidd, Phantasy Star, Altered Beast, Golden Axe, Shinobi e Crackdown. Per non parlare poi delle opere di Yu Suzuki, colui che sarebbe diventato il padre di Shenmue. Dopo aver sviluppato Champion Boxing nel 1984, fu lui a ideare il primo titolo simulativo in assoluto. Parliamo di Hang-On, un titolo motociclistico nel quale il giocatore controllava un pilota partecipante a un campionato mondiale e impiegato in sfide a tempo. Si occupò poi di Space Harrier, Afterburner e R360. Durante gli anni 90, Sega crebbe e maturò al punto da disporre di divisioni individuali, i cui manager e produttori furono gli stessi programmatori, designer e progettisti che si erano fatti conoscere negli anni 80. È proprio in questa età dell'oro che si comincia a sentir parlare dei Sega Amusement Machine Research and Development, team di ricerca e sviluppo diretti da diversi designer. Al Sega AM1 di Hisashi Suzuki si devono opere come Columns, Golden Axe, The Revenge of the Dead Adder e Outrunners, ma il più famoso di tutti fu probabilmente l'AM2 guidato da Yu Suzuki, visto che qualunque appassionato di Sega e dei videogiochi classici sa bene quanto fosse forte la lineup di AM2. I giochi prodotti non solo attiravano il pubblico verso gli arcade grazie alla grafica, ma contribuirono alla vendita di console in Giappone grazie ai loro titoli picchiaduro e di corse. In AM2 si coltivarono poi molti talenti e ne citiamo qui uno su tutti. Il secondo in comando dopo Yu Suzuki era infatti Toshihiro Nagoshi, che ottenne rispetto in Sega grazie al suo enorme successo con Daytona USA e che oggi è noto soprattutto per la serie Yakuza. C'era poi AM3, la divisione diretta da Isao Oguchi e che aveva a disposizione 5 produttori e 9 director, lo studio AM4, specializzato nella produzione di hardware, e AM5, specializzato in attrazioni su larga scala per i parchi a tema di Sega. Alla fine degli anni 80, Sega stava insomma riscuotendo un innegabile successo in ogni regione di riferimento e aveva aperto 2 divisioni separate per gestire le operazioni commerciali in Europa e in Nord America. Tutto era dunque perfettamente strutturato e pronto per la seconda console dopo il Master System. Il Sega Mega Drive, o Genesis in Nord America, esordì nell'ottobre 1988 in Giappone, ma non ebbe i risultati sperati, almeno all'inizio. Ci volle una massiccia campagna di marketing e le tante collaborazioni messe in piedi dalla divisione americana a risollevarne le sorti, non solo tramite il celebre slogan «Genesis does what Nintendo don't».
uno slogan comunque perfetto per riassumere una strategia dove Sega si poneva come l'antitesi di Nintendo. Sponsorizzazioni con celebrità, giochi sportivi, apertura verso gli sviluppatori e grande libertà nella gestione di contenuti anche violenti. Il Mega Drive doveva essere la console adulta per i ragazzi cresciuti da Nintendo. Il nuovo audace approccio di Sega alla lotta per la conquista del mercato occidentale proseguì con la ricerca di una mascotte, una sorta di Mario Killer che doveva incarnare la nuova attitudine di Sega. Nacque così Sonic the Hedgehog, un personaggio destinato a diventare il fulcro degli sforzi della compagnia negli anni 90 e uno dei principali motivi che ha portato Sega a superare Nintendo, seppur solo per un breve periodo. Grazie anche a brand come Alex Kidd, Phantasy Star, Shinobi, Streets of Rage, Golden Axe e i giochi con licenza Disney, Sega aveva ormai guadagnato una propria identità. Ma dopo un paio di tentativi di console portatili e delle periferiche per il Mega Drive, l'azienda puntò troppo in alto. Nel 1994 arrivò infatti il Sega Saturn, una console che sapeva leggere i CD-ROM come la neonata PlayStation, ma che in Giappone non ebbe altrettanta fortuna. Quando poi fu reso disponibile a sorpresa anche in Occidente dopo l'evento di Sega alle 3 del 1995, il settore ne fu scosso, ma non in senso positivo. I rivenditori non erano pronti, quindi le console scarseggiavano. Gli sviluppatori non erano pronti, quindi la lineup di lancio fu quantomeno discutibile. Gli stessi consumatori non erano pronti e non sapevano cosa aspettarsi dalla nuova macchina. Inoltre il Saturn costava $100 in più rispetto a PlayStation, un fatto che Sony si è divertita a sottolineare durante l'evento E3 di quell'anno. Guardando indietro, i numeri parlano da soli. Nel corso della sua vita, Saturn ha venduto poco più di 9 milioni di unità, mentre PlayStation ha superato i 100 milioni, diventando la home console più venduta del suo tempo. Questo non fa però di Saturn una console senza meriti. Ha offerto ai giocatori una buona serie di porting arcade in un'epoca in cui la qualità arcade era ancora intesa come un complimento. Ne mancavano esclusive significative. Nights into Dreams, Virtua Cop, Panzer Dragoon e Shining Force 3 sono esempi notevoli, mentre Sakura Taisen contribuì a consolidare Sega nel mercato giapponese delle console. Purtroppo però il suo successore ebbe ancora meno fortuna, nonostante le ottime premesse. Sega Dreamcast era infatti arrivato ben prima della concorrenza su un mercato dove non aveva rivali. La riduzione dei costi aveva permesso di portarlo sul mercato a un prezzo competitivo e con caratteristiche inedite. La connettività online in titoli come Quake 3 era qualcosa di mai visto su console. E poi c'erano giochi strepitosi. Shenmue, Jet Set Radio, Crazy Taxi, Sonic Adventure, Soul Calibur e Phantasy Star Online sono ancora ritenuti dei capisaldi dei propri generi, pur con alcuni alti e bassi. Com'è possibile allora che Sega non sia più sul mercato console? Cos'è andato storto con l'esperienza Dreamcast? Dopo alcune scelte scellerate, Sega semplicemente non è stata capace di convincere i giocatori che l'azienda fosse davvero tornata in seria competizione. In secondo luogo, le esagerazioni in merito alla potenza di PlayStation 2 misero Dreamcast molto in ombra e per quanto si trattasse appunto di voci, Sony non ebbe alcuna fretta nello smentirle considerando quanto fecero crescere la popolarità della console. E poi il supporto di PlayStation 2 ai DVD la rese il sistema di intrattenimento all-in-one più interessante e affidabile sul mercato, dandole un vantaggio decisivo sulla concorrenza. All'epoca gli sforzi di Sega non erano più economicamente sostenibili e l'azienda attraversò momenti davvero difficili. Fino a quel momento, infatti, la divisione arcade aveva coperto parte degli insuccessi console, ma dal 1998 al 2002 il bilancio di Sega fu comunque in perdita nella sua interezza. Nel 2004 gran parte delle quote vennero rilevate da Sammy Corporation, che costituì una nuova società madre, Sega Sammy Holdings, e gettò le basi per un nuovo inizio. Dal 2005 Sega tornò a disporre di denaro in tutte le sue divisioni per la prima volta dopo molto tempo. La struttura aziendale venne rivoluzionata e dai team di sviluppo arrivarono nuovi franchise di successo, su tutti Yakuza. Le diverse ristampe del primo capitolo in Giappone a causa della domanda molto più elevata del previsto fu una delle ragioni per cui Sega tornò alla redditività nel settore dei consumatori nel 2005. Ovviamente non sono da dimenticare i dispositivi mobile per i quali Sega è stata da subito in prima fila. Basta pensare a Sonic Café nel 2000 e a Super Real Tennis del 2004, mentre l'avvento degli smartphone portò alla pubblicazione di giochi come Super Monkey Ball e Choo Choo Rocket già nel 2008. Sega insomma è andata incontro a un risollevamento finanziario, dimostrandosi economicamente più sana di quanto non fosse nel periodo di Saturn e Dreamcast. Eppure, nel cuore dei giocatori, quei periodi sono stati i migliori dell'azienda persino a dispetto delle costanti perdite. Le ultime notizie tra il già menzionato Game Gear Mini e il servizio cloud streaming basato sugli hardware degli arcade non hanno fatto certo ben sperare verso un ritorno in pompa magna nel mercato delle console, ma se non altro, possiamo almeno consolarci con degli ottimi giochi.
Questa era la nostra breve retrospettiva per celebrare i 60 anni di Sega. Quali sono i vostri ricordi con le console e i giochi della compagnia giapponese? E ai tempi della console war con Nintendo, per chi facevate il tifo? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace per avere altri contenuti di questo tipo.